Ogni tanto. Allora ragazzi, voi siete tra i protagonisti di questa iniziativa questa sera per tanti motivi, ma soprattutto perché avete voluto organizzare questa manifestazione. Come deve rispondere Mesagne? Che cosa vi aspettate? Collaborazione, tutto Mesagne riunito, una fiaccolata dedicata a Melissa. A 2 anni da quegli tristi momenti, che cosa ricordate e soprattutto che cosa volete che cambi in questa città e nel nostro territorio? Vabbè, ricordiamo tutto, comunque le cose che cambiano, vogliamo proprio che cambi l'idea della gente e comunque che ogni anno è sempre uguale al primo, le persone sono sempre vicine a noi. Sarebbe contenta Melissa a vedere tutta questa gente in giro? Sì, sarebbe felice. Che cosa direbbe? Direbbe, ah, che bello, tutti per me, soprattutto i bambini. Soprattutto i bambini. Voi sì. Ci pensate, avete pensato in questi giorni a quei momenti sicuramente, vero? Sì, vabbè, non solo in questi giorni, riaffiorano ogni istante, però andiamo avanti e cerchiamo di metterli da parte anche se riaffiorano in ogni piccola cosa. 2 anni tristi, 2 anni difficili, come li avete affrontati? Li abbiamo affrontati comunque stando vicini tra di noi, con l'aiuto anche degli psicologi, con l'aiuto dei familiari, comunque sorridendo sempre perché è quello che Melissa vuole, il sorriso. E voi volete tanti giovani anche questa sera qui a fianco a voi? Sì, proprio tutti per lei. E che messaggio lanciate ai ragazzi della vostra età? Lanciamo pure un messaggio di legalità, di vicinanza, per un futuro migliore, perché il futuro si crea proprio da noi giovani. Ok, grazie. Prego.